cui ha vinto uno scudetto, stracciando qualsiasi record, e sinceramente anche nell'immaginario più bello, no? Poi alla fine uno si deve scontrare con la realtà. Io penso che l'abbiamo superato, ecco, questo immaginario, quindi è successo qualcosa veramente di incredibilmente bello e di straordinario. Ecco. Con te, buongiorno Mario Dinolfi. Conte, viva Conte, resta con noi, non te ne andare Antonio, non te ne andare. Ti unisci al coro dei tifosi juventini, di quale tu fai parte, peraltro ieri allo stadio che hanno fatto lo striscione, vediamo, la coreografia, questo Antonio Conte, a Tokyo. Speriamo, tra oggi e domani sapremo, insomma, dai. Marotta ha detto: noi siamo fiduciosi, però qua bisogna fare un giro di vite, perché altrimenti bisogna, insomma, no, trovare qualcun altro. Ma dove va? Dai, dove va? Ma resta qui, Antonio, dove cavolo devi andare? Io sto pure in Valmina, spero non facciamo sta cosa. Speriamo. Può essere pure che va al Milan. Sì, no. Secondo me sotto, cioè io mi sto interrogando, ma chi è che si carica Conte comunque con uno stipendio importante? Le società sono poche che possono, diciamo, sborsare 4 milioni per un allenatore. E in Europa non vedo top club che hanno bisogno di Conte, diciamo così. Poi l'unica strada che vedo reale, visto che il Buonacorso è chiusa ufficialmente quella strada lì, mi pare una strada italiana, però l'Inter no, perché non può essere, c'è solo il Milan, insomma, che ha bisogno sicuramente di fondare la guida tecnica. Sarebbe, secondo me Conte potrebbe rimanere a Juve per assenza di alternative, cioè farti l'ultimo anno di contratto. Ma poi scusa, ma poi se ne va dalla Juventus, che comunque è in Champions, per andarsene al Milan, che dopo 16 anni non ci gioca in Champions, non è nelle coppe. Questo è vero, però se poi vinci pure al Milan, capisci, allora lì hai dimostrato qualcosa di grosso. Ma è pure un bello sfregio che resti in Italia, in caso. Sì, lo so. Guarda che da campione superadurato diventa l'ultimo degli infami, poi, perché funziona così poi nel mondo del calcio. Vedrai te. Con quello che ha fatto in questi 3 anni. Io ce l'ho, per come si è mostrato, almeno a noi, senza conoscerlo, lo vedo poco fare questa mossa, andare comunque in un altro club italiano, peraltro ti ripeto, in questo momento anche meno competitivo della Juventus al di là del mercato, e comunque anche in segno un po' antipatico, se vogliamo andare ad una diretta concorrente, perché poi il Milan con 2-3 acquisti giusti è sempre una squadra che può far bene, però tutto può essere, quindi staremo ad assistere con curiosità, anche perché in realtà, caro Mario, come diciamo anche la settimana scorsa, sarà proprio lui ad aprire questo scacchiere di panchine, perché è decisiva la mossa che farà lui per capire anche un po' tutti gli altri dove vorranno direzionarsi, perché quelli poi in lizza per il Milan, dovesse aprirsi lo spiraglio Juve, potrebbero direzionarsi di lì, per cui insomma sarebbe... Già, nel frattempo il mio Donatoni ha centrato l'Europa, mentre io gufavo i Granata in maniera clamorosa, insomma ho avuto anche questa piccola soddisfazione di riuscirci a sbagliare il rigore al 93esimo. Ho fatto il commento. Che storia, diciamo. Beffarda il calcio, Serviva tanto poco, e quel tanto poco non è bastato. Ieri, ma poi non ho capito, il rigore l'ha inventato, peraltro. Guarda, non l'ho visto, sono sincera, quindi non te lo saprei neanche dire. Però al 94esimo era una grandissima occasione che è stata fallita. Che gufata che ho fatto contro il Toro. Da un giocatore che poi un po' il braccino ce l'ha fatto vedere in più di un'occasione. Ragazzi, ieri c'è anche stato questo un po' caso sfortunato, che poi il caso per me non esiste, tutto un disegno abbastanza chiaro dell'assenza di Ciro Immobile, che probabilmente, mi sento di dire, non l'avrebbe sbagliato invece quel facciamo rigore. Una campagna intanto per non portare Balotelli ai mondiali, che secondo me sarà il nostro cancro in Brasile. Ma io credo che non rinuncerà mai Prandelli. Facciamola sta battaglia, è veramente intollerabile Balotelli, ieri pure dalla panchina è entrato ciondolando per il campo, davvero, comunque che ci facciamo? Ha fatto una stagione, avendo avuto anche per un po' al fantacalcio, veramente una stagione fastidiosissima, insomma, si è svalutato come giocatore, francamente avendo la possibilità di scegliere fra Immobile e Destro, io mi porterei Immobile e Destro, bravo, e c'è Balotelli a casa. Bravo, quello che farei anch'io. Quello che farei poi anch'io. Giochiamo con Cassano e Giuseppe Rossi come titolari, e al limite metti dentro Immobile o Destro su Cassano al momento delle sostituzioni. Io sono d'accordo con te, tanto più per un CT che insomma sta sempre a guardare gli atteggiamenti anche comportamentali, e insomma, se vogliamo, non mi sembra che Balotelli sia stato meritevole né in campo. Ma magari i comportamenti proprio tecnicamente, sportivi. Diciamo, secondo me tecnicamente, ieri mi trovavo a Radio 2 con Ciccio Valenti e discutevamo di questo, Marco Del Vecchio era d'accordo con me, che Balotelli non dovesse essere convocato,
E neanche Cassano, diceva lui. Secondo me invece Cassano, dopo l'impresa che ha fatto al Parma, insomma, anche ieri, un calcio d'angolo per la zuccata di Amaurì, perfetto. Proprio questo a un metro dalla porta gli ha messo la palla. Insomma, proprio straordinario ancora una volta il grande Antonio Cassano. Insomma, sono contento se riesce ad arrivare al Mondiale. Giuseppe Rossi ha messo la palla dentro comunque pure ieri, quindi il Pepito penso che ormai si conquista una maglia da titolare. Se vuoi il destro Immobile potrebbero starci tranquillamente, sia da Cerci comunque convocato, ci potrebbe essere tranquillamente questa soluzione. Che dici tu, Valentina? Io dico che sono d'accordo con te, dare spazio a questi giovani campagna che sono campagna anti-balotelliana più che dai. Interessanti. Ah sì, non so, ti ripeto, non so quanto possa servire. Io credo che Prandelli non se ne priverà mai. Però in questo momento non convince neanche me. Poi sia lui in realtà che al Milan lo criticano di andare troppo avanti, dovrebbe restare dietro bloccato con la palla, quindi ne fanno un po' un problema di inseguire poco le regole, quelle regole che secondo le sue caratteristiche e secondo l'opinione di chi parla ne farebbero un giocatore da differenza, differenza che quest'anno non ha fatto, ad onor del vero, anche perché ha una squadra veramente misera, francamente, con cui gioca il povero Milan. E sì, l'Inter sì, che ha fatto questo quinto passo, lo tengono Mazzarri, che fanno, se lo tengono? Tohir ha rinnovato la fiducia nel tecnico e capendo forse che anche lì bisogna capire, cambiare qualcosa anche a livello di squadra, però certo un Inter veramente appannatissima quest'anno, triste, una cosa da vedere, triste da morire, finale. Bravo, bravo, triste è l'aggettivo adatto secondo me. Quinto posto, una cosa così, una squadretta, insomma, cioè, ma abbastanza impressionante. La Roma invece ha deciso che non si gioca più l'ultimo mese di campionato, una cosa interessante. Una Roma senza motivazioni da Catania in poi ha detto, vabbè, ok, avete preso questi quattro gol, è andata così. La Juve ieri ha giocato la partita col Cagliari come se fosse stata una che doveva salvarsi dalla retrocessione, giocava come una bestia. Sì, proprio, sì, ieri, sì, la Juve. Sì. Beh, la Roma è un mese che ha smesso di andare in campo, dice vabbè basta, siamo stancati. Insomma. Sì, ma non so che cosa sia scattato, glorioso, però sì, è un finale che un po' rovina quest'anno, che è stato veramente meraviglioso, perché insomma ha fatto un percorso strepitoso la squadra di Garcia, ultime tre gare veramente sottotono. Poi ieri c'erano tantissimi giovani, perché a quel punto insomma ho anche provato un po' a capire a che punto fosse la loro maturazione, per capire che anche se darli poi magari in prestito oppure farli sì, giocare. Però mettici un po' di cuore. Però insomma, è così, al di là di tutto, pur avessi 14 anni, tra l'altro insomma in campo c'erano tanti invece più che maturi, un po' più di grinta forse l'avrei messa contro un Genoa che peraltro non è che richiede tanta fatica per essere battuto. Hai giocato a Catania, hai preso addirittura 4 Madonna, gol. La partita dell'orgoglio con la Juve è finita, poi pure l'ultima, insomma, così 17 punti di distacco, vedi la differenza com'è. La Juve non molla mai, non ha mai mollato, quella è una cosa incredibile, non ha mollato mai un centimetro proprio. Quella secondo me è la grande differenza, l'abbiamo detto più volte in realtà, è lo step che la Roma deve fare, cioè imparare a non avere svarioni del genere anche quando sembra che siano privi di significato, perché in realtà tenere sempre l'attenzione altissima è il quid in più delle grandi squadre. Esatto, secondo esatto. Me. E poi anche la presenza della società, che a Torino si è vista bene anche in questa ultima fase dove potevano esserci tensioni. Tu consideri che in questa fase a Torino c'era il problema che ormai il campionato era stravinto. Il problema delle tensioni col tecnico, non si sa se viene, del resto se viene. Il problema dei giocatori, alcuni dei quali dovranno necessariamente essere ceduti, e tutto questo è stato gestito magistralmente. E a Roma invece si è deciso di staccare completamente la spina e la società è completamente assente. Io non ho sentito più parlare sostanzialmente nessuno, insomma, da Sabatini a... cioè, non sono più sentito veramente un intervento societario anche per dare un'indicazione sul futuro, che succede adesso, quali operazioni si cominciano a immaginare sul mercato, ci si rafforza, si fa cassa e poi si comprano altri, che succede, insomma. E da questo punto di vista, secondo me, una strategia societaria ancora non mi pare chiarissima sulla sponda giallorossa, o c'è qualcosa che non ho letto, che qualcosa, su cosa si sta muovendo la Roma. Conferma questo blocco e va avanti o deve intervenire concessioni clamorose come quella che l'anno scorso ha portato la mela fuori, per esempio? Esatto, questo è il grande dubbio, perché in realtà il Garcia ha parlato molto chiaro, ha detto io, cioè l'ha proprio detto ad alta voce ieri, insomma, dopo la partita, ha detto io confermerei tutti, dico che vanno confermati tutti e bisogna comprare degli innesti validi perché serve una rosa più lunga e più competitiva, anche perché ci sarà anche la Champions League. Detto ciò, c'è una sirena, una su tutte, che è molto molto importante, è quella che arriva per Mehdi Benatia, che ha fatto tutta la differenza del mondo in quest'anno.
che però arriva dal Barcellona in maniera molto molto netta, con 30-35 milioni sul piatto, un contratto quinquennale da 4 milioni l'anno che possono arrivare a 5, quindi una proposta importantissima per un Barcellona che deve costruire una difesa. E quindi sai, sono sirene che sono complicate, esatto, perché è vero che lui fa tutta la differenza del mondo, secondo me tecnicamente, tatticamente, di testa, a livello di personalità e di sicurezza. È vero anche che 35 milioni di euro per un difensore centrale sono tanti, quindi penso che questo sia il grandissimo dubbio. Gli altri, Pjanic è stato rinnovato ed è stato un segnale molto importante secondo me dalla Kevin Strootman, anche se corteggiato non credo che sarà mai sul piatto del mercato. E il nodo grande è Mehdi, per capire cosa farà eventualmente, ovviamente oltre a confermare eventualmente Toloi, anche poi prendere qualcun altro che possa tracciarne il futuro. E io spero che rimanga, ma capisco Derossi la gola. Derossi e Totti invecchiano di un anno in più, ricordiamoci. Nel frattempo il capitano va per i 38 e Danielino per i 31 in quest'estate, piena di bandiere mature e bellissime, meravigliose. Mature e bellissime, qui bisogna cominciare a pensare anche a chi prenderà la bandiera, certo, di Totti, certo. E il posto di Totti in campo, anche un'altra cosa non posto di Totti in campo. Tu sai perfettamente, caro Mario, che in realtà è come una grandissima illusione ottica, perché il posto del capitano in campo è ovunque e non sarà mai ripetibile da nessuno, questo mi sembra assolutamente chiaro. Cioè io credo che la Roma, nel momento in cui Francesco Totti dirà ok, non gioco più, e spero che non arriverà mai, per me dovrebbe essere una di quelle storie mai viste, tipo tesserato a vita, quando vuoi scendi in campo 5 minuti perché te lo meriti, punto. Quindi io farei una cosa, io l'addio di Francesco Totti al calcio, spero di non viverlo mai. Questo è il consiglio che do in casa Roma ogni volta che ho modo di parlare con qualcuno. Non, cioè, il tesseramento deve essere a vita, tanto non vuol farlo l'allenatore, che deve dire se vuole fare il dirigente, vuol fare qualche altra cosa, tutte le possibilità. Nel frattempo restasse, visto che poi ce lo vedo anche poco, se rimarrà nel nome Roma per forza perché è una colonna, lo lasciate serato a vita, ogni tanto se vuole si scalda entra, punto. Però detto ciò, prima o poi non potrà comunque entrare tutte le partite né tutti i minuti. Già adesso c'è una gestione importante e giusta, altrimenti non ce la fa, è ovvio, a quasi 40 anni ci mancherebbe il contrario. Tra l'altro con degli infortuni importanti alle spalle che aggravano il fatto dell'età, perché poi se stai bene puoi andare anche un pochino più avanti. Però il grande errore sarebbe pensare ad un sostituto che non esiste. Devi pensare ad una Roma concettualmente diversa da quella con Totti in campo, che è proprio una Roma nuova. Secondo me questo è il nodo principale. Non puoi mai pensare ad un sostituto di Francesco Totti, perché non esiste. Bisognerebbe prendere Verratti, secondo me. Potrebbe essere un... Io Verratti l'avrei preso già quando sei andato al PSG, ma ovviamente lì si sono mossi troppo tardi tutti, perché l'idea poi c'è stata in più club italiani, che però si sono svegliati tardi rispetto alla proposta che è arrivata dal ricchissimo club però nella francese. Roma ci sarebbe molto bene, molto bene. Cominciare a crescere come vice Totti, diciamo così, molto perché bene. Vice Totti serve comunque. Serve come il pane, deve essere di grandissima qualità. Io Verrattino lo vedrei benissimo qua, un Verratti peraltro poco considerato da Cesare Prandelli, altra cosa che di questo CT mi lascia molto perplessa. Chissà se va a 3,23 Verratti. Non lo so, dicono tutti che è facile, molto facile che siano degli esclusi, perché lui lo vede come un vice Pirlo e il vice Pirlo può farlo anche De Rossi, e quindi sarebbe una terza scelta, e in ottica di una rosa che gli impone delle scelte importanti potrebbe essere il primo escluso, visto che ha tempo poi di farsene altri. Questo dovrebbe essere il ragionamento che aleggia intorno a Coverciano, così ci dico. Brutta sta cosa, però, brutta, ci dispiace insomma, bisognerebbe portarlo. No, ma anche perché ne parlavamo anche insieme, è una nazionale che non ha super campioni, quindi insomma quelli di maggior qualità secondo me devi portarteli, poi magari sbagliamo noi e lui avrà ragione su tutto. Intanto attendiamo le scelte ovviamente il 2 giugno, prima della partenza per gli Stati Uniti, per il Brasile. Dopodiché... Ma c'è una partita col Brasile poi? C'è un'amichevole, proprio non so se il 4 addirittura, il 4 o il 5 giugno, poco dopo l'arrivo, col Flamengo dovrebbe essere. Fluminense, sì, esattamente, direttamente lì. Penso l'ultima amichevole insomma per prendere un po' le misure prima dell'inizio dei mondiali. Che poi la prima si giocherà a mezzanotte, tra l'altro anche orario un po' del cavolo, contro la Gran Bretagna, poi ne avremo 2:18 da seguire comodamente dal divano post lavoro, invece molto più molto più tempo. Mezzanotte però è bella, il mondiale di notte ci riporta indietro al tempo. E io a quel punto farò tutta una tirata, suppongo, insomma. Certo, che serve. Commento post partita e arriviamo in radio così pronti con la colazione. Che dobbiamo dritto fare? Dritto per dritto. Sì, la mattina mi capirete se poi sbiascicherò un pochino, ma insomma tanto sarete tutti svegli, quindi forse dormirete anche, vi dirò per questo. Sei di piccolina, ma il primo mondiale, il mondiale 78, si gioca in Argentina, era tutto fatto queste partite notturne. Noi battemmo l'Argentina in Argentina, la prima partita del mondiale Italia-Argentina, vincemmo noi,
gol di Bettegas 78 Bettegas. E in piena notte, no? Alle 2 di notte segnò Bettegas, c'era tutta l'Italia accesa. Ma svegliato a nel vedersi, dubbio. Se vi stai sopendo un po'. TV a colori, sì, sì, il primo TV a colori della mia vita lo vidi proprio per quella partita, in piazza Sperlonga, come lo ricordo. In piazza Sperlonga. Non avevo mai visto la televisione a colori, la vidi per vedere i mondiali del 78, ma che c'eravamo a casa e veniva messa in piazza, la televisione, però non era una proiezione, era proprio la televisione. Piazza Sperlonga tra Nacaprese e Oliva di Gaeta proprio. Capito? Senti, poi c'è un frame di Antonioni. Bettega, Rossi, Bettega, Bettega, Bettega e gol! Senti che tunzo tunzo che è partito dopo Bettega gol, L'unico sconfitta dell'Argentina del 78 fu con noi, con l'Italia. L'Italia più bella forse che sia mai scesa in campo di un mondiale, l'Italia del 1978. Che poi arrivò a quarta alla fine di quel mondiale, ma fece un mondiale veramente strepitoso. L'Argentina però era segnato che dovesse vincerlo quel mondiale, per motivi anche di politica interna, diciamo così, visto allora c'erano i dittatori che insomma univano intorno a quella Coppa del Mondo il tentativo di restare in carica al potere, però noi facemmo sto scherzetto con questa Italia di Bertot. Sì. Bellissima prima di quella dell'82. Classifica finale Argentina, Olanda, Brasile, Italia. Esatto, questa fu. Non perdemmo... ero nata, ma siamo documentatissimi qui. Perdemmo la semifinale con l'Olanda, peccato. Insomma, dovevamo andare noi in finale. Avremmo perso con Carlo Giuseppe. Era segnato la vincita dell'Argentina. Come è segnato questo lo vince il Brasile, no? Siamo già scritta. Ma io non lo so, non lo so, no. Sono sincera, non lo so, non... ho qualche dubbio e penso che potrebbe essere anche una catastrofe. Tra l'altro in Brasile già c'è un clima di grande contestazione per questi mondiali, un popolo che in realtà non li voleva così tanto, però c'è tutta l'altra parte, insomma, che è appassionatissima e che quindi potrebbe fare follie se non fossero vinti. Poi in casa propria è sempre un gran peccato eventualmente. Non sono così convinta che sia la più competitiva tra le nazionali. Assolutamente, è un po' da vedere l'avvio, perché poi il mondiale è un po' come un grande derby, è sempre una competizione particolare, si parte con mille pronostici che vengono tutti quanti capovolti come inizia la competizione, quindi capovolti sono sempre gli stessi, Brasile, Germania, Italia, insomma, fondamentalmente Argentina quando c'è la cosa esotica, insomma, quando c'è la cosa esotica anche lui. Dai, facciamoci allora io dico Brasile, Francia, Belgio, Italia come classifica finale. Sì. Il Belgio sai che secondo me può far bene. Come la vedi Brasile, Francia, Belgio, Italia? Finale Francia, Brasile come nel 98. No, noi arriviamo sopra l'Italia. Sopra la Francia. Non ci credevo neanche io. La Francia la sottovalutano tutti, la Francia è la grande sorpresa di questo. La Francia mondiale. Mi sta talmente antipatica che comunque anche il mio pronostico non può essere mai positivo. No, non riesco. Come la vedi la Francia in finale? No. Come a Parigi? Peraltro, scusa, ma chi la sta guidando al momento la Francia? Che mi sono distratta. L'allenatore della Francia Deschamps. È Deschamps. Ok. No, perché l'ultimo era una cosa tremenda. E mi raccomando, insomma, non sottovalutate questa Francia con Pogba, Evra, insomma, è una signora nazionale, Benzema, insomma, non... Sì, però... Non è robetta questa. Non lo so, cioè, è più esotico, barra poi insomma europeo, è il nostro buonocore con Brasile, Spagna, Argentina, Germania. Ci ma con sta Spagna ancora con la Madrid è finito il ciclo, Barcellona, fine, X, caput, escono ai quarti di finale. Barcellona non è la Spagna però, la Spagna è un universo un po' più ricco del Barcellona. Ma è Barcellona centrico il poi ci dicono anche così con molta sagacia il ciclo comunque torna ogni mese, quindi a giugno potrebbe essercene un altro battutone. Ad ogni modo il battutone di questa mattina che aveva detto Bonocore, che aveva detto che notoriamente non ci capisce niente molto bene. Brasile, insomma, Spagna, Argentina, Germania la sta prendendo bene. Bene Argentina, Germania ha voluto essere originale, insomma, capito? Ha cercato la sorpresona. Non lo so, io sono 8 le nazionali che hanno vinto il mondiale, peraltro mi reso conto alla regia nel frattempo. Non so, però, sì, però le più titolate, esatto, intanto sono Brasile là, e Italia. Non è che conta l'Uruguay che ha vinto il 1930, insomma. Cioè, senti, lo superiamo il girone? Che c'è anche chi non ci vede neanche agli ottavi, c'è un sacco di negatività intorno a questa Italia. La nazionale va, perché il girone è facile, non sembra, ma è facilissimo. Costa Rica non c'è, l'Inghilterra è fatta dai ragazzini, problema è l'Uruguay, ma insomma adesso dobbiamo avere paura. L'Uruguay deve perdere, non fosse altro perché ha fatto perdere me.
Ecco. E punto. Edinson, tutto a casa, vai, ecco, vai, che tua moglie ti aspetta, non rompere le scale. Per biscottare la partita. Hai capito? Esatto. Quindi proprio a me queste cose mi rimangono come le spine di pesce in gola, proprio non le mando mai giù, quindi deve essere eliminato per forza, schiantato possibilmente. Grazie. Segnate. Blobba tutto, come direbbe Nakatoli. Blobba tutto, che quest'estate ci divertiamo. Capito? Blobba la quello che si è prenotato Mirko Bologo. Quando finiranno... Uno slancio di fantasia dei suoi, insomma. Lo definirei baglioniano della creatività. Baglioniano, quindi anche un po' melanconico. Brasile, Spagna, Argentina, Germania. È una cosa più classica del mondo. Ah, non mi fa incazzare il dottor regista che te rompo, sa. Ecco, molto bene, molto bene. Dobbiamo partire subito le minacce. Io l'Italia ai quarti ce la vedo sicura, poi vediamo come va. Segnate, sì. Brasile, Francia, Belgio, Italia. Brasile, Francia, Belgio, Italia. Aspetta che io me lo segno perché voglio ricordare tutto, se poi mi scordo che abbiamo troppe nozioni in gioco. Blobba tutto. Ridimmelo un po'. Brasile, Francia, Belgio, Italia. E su e dai. Non ho capito. Non mi di è su e dai. Io sto a fare un sacco di cose. Di no. Non è che sto là come te in panciolle dopo che sei andato a canticchiare a 2.24 e che ti tocchi la pancia dopo 8 cornetti. Ho cantato l'inno della Juve in diretta a Radio 24. Dopo aver cantato l'inno d'Italia in Parlamento, ho fatto anche questo. Ti piace cantare? Potevi fare il cantante? Fatto il cantante, ho scritto una si chiama Australia. E se ne è scritta solo una ci sarà un motivo. Era un long play, in realtà, ci sono tante canzoni. Senti, ma suonavi anche il chitarrino o cantavi e basta? Cantavo e suonavo, c'è anche una splendida Non c'entro, che è la più bella secondo me di tutte le mie canzoni. Insomma. Non c'entro, un sacco di doppi sensi però. È brava, Non c'entro è il mio vero hit, tutti pensano Australia, invece la mia vera canzone hit è... Non c'entro è tanta roba, di Nolfi, tra politica che è la prima cosa, dimensioni e cose maliziose. Sentiamo.